Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a scrivermi qui su YouTube o su Instagram, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a parlare cosa ne penso di Soem Spider So What, questa è la variant e la regular praticamente, tolgo la prima sovracoperta e questa è la regular, così. Particolarità della variant è che le scritte si illuminano al buio, non so se riesco. Allora, diciamo che ricorda un po' Vita da Slime, molto ricorda Vita da Slime. Parla di questa ragazza che non si vede mai il volto, fino adesso non si è mai visto il volto, che è in classe, di colpo si risveglia in un luogo buio, non capisce cosa succede e scopre che in realtà è un ragno adesso, un ragno particolare, questo qua, è stata reincarnata in un altro mondo, in questo ragno, e non capisce cosa è successo. Non riesce a capire molte cose, poi comincia a vedere come le scritte dei giochi di ruolo, le abilità, quando aumenta le statistiche, quando aumenta di livello, quando può evolversi in un'altra creatura. Diciamo che ricalca molto Vita da Slime per questo verso, vede le caratteristiche, le statistiche, quindi protagonista, diciamo, femminile, anche se non si vede mai in volto, quindi è particolare. Dentro il primo volume c'era questo. Alcune edito da J-Pop, alcune colorate, è stata annunciata anche la stagione dell'anime. Allora, è un genere isekai, quindi disegni mi piacciono. Devo dire che i disegni sono molto belli. Mi piacciono, ci sono battaglie, è un po' divertente anche, spesso è divertente. Ci sono i colpi di scena, soprattutto su ogni volume finale c'è un colpo di scena, quindi adesso ne ha fatti tre, il prossimo mese c'è il quarto volume. Ecco, la storia sì, carina, ma nessuna novità, niente di che, infatti ricalca un po' Vita da Slime. Ecco, anche questo potete farne a meno di recuperarlo, non è necessario obbligatoriamente averlo, però certo, se vi piace il genere isekai, i giochi di ruolo e via dicendo, ve lo consiglio di sicuro, perché è nuovo, inizia l'anime, tra estate probabilmente ci sarà l'anime, quindi se magari volete prenderlo. Ecco. Lo prendo perché alla fine mi piacciono queste cose. Reincarnazioni in un altro mondo, mi piacciono. Soprattutto questo, sono animali strani, tipo Vita da Slime, che è uno slime. Questo qua è un ragno, quindi non sono le prime creature che ti vengono in mente di potenza, cioè per potenza. Quindi alla fine è un po' è divertente per quello, perché non è che ti trasformi in un drago o in un demone o chissà cosa, ti trasformi in un ragno e con l'altro in uno slime. Creature che generalmente sono abbastanza deboli. E alla fine vedi che diventi OP senza neanche rendertene conto piano piano, per quello che sono, attirano, diciamo, perché se già sei forte, già di tuo, certo Vita da Slime è tutto altro livello, perché sei debole all'inizio, ma già dopo pochi capitoli sei già OP. Ovviamente sei già tra quelli più forti che ci sono, quindi è proprio non senso Vita Online. Però rimaniamo su questo, allora mi piace molto, soprattutto i disegni. Non si è ancora capito come mai è stato reincarnato qui, perché c'è questo qua, è l'inizio quando viene pixelata in un altro mondo, non si capisce perché, però nel terzo volume, alla fine, si scopre che c'è un altro ragno che è stato reincarnato in un ragno, cioè un'altra persona reincarnata in un ragno in una città, però lei si ritrova in questo dungeon che dovrà sopravvivere, dovrà mangiare gli altri suoi cosiddetti fratelli ragni per all'inizio attaccare creature, cercare di assimilarne i poteri e via dicendo. Carino, ma non è niente speciale, però infatti sta facendo l'anime, sono curioso di vedere come fanno l'anime. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto invito a mettere un like e iscrivervi qui sotto, grazie.